La gente piange e Lies of P viene nerfato. Salve ragazzi e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Nella patch che è arrivata un paio di giorni fa, per l'esattezza la 1.2.0.0, il giocatissimo e acclamatissimo, direi anche dal pubblico, Lies of P, un Souls-like con una storia un po' particolare, Pinocchio, steampunk, un po' Bloodborne-esco, ma in realtà un mischione di Dark Souls, Sekiro e Bloodborne, che molti stanno giocando e molti stanno apprezzando. Ecco, questo gioco qua è stato decisamente nerfato e molta gente, diciamo un pochino più forse gli hardcore player, non è che siano molto contenti di questo. E secondo me questo porta nuovamente una discussione che è stata fatta più volte in realtà per i giochi di From Software, soprattutto mi ricordo tantissimo per Sekiro, ovvero il selettore di difficoltà in questa tipologia di giochi, o in questo caso specifico non c'è un selettore di difficoltà, ma gli sviluppatori hanno deciso decisamente di renderlo più facile. Nel caso specifico, giusto per essere precisi, qua cosa è successo? Hanno decisamente nerfato alcuni boss, alcuni di questi un pochino fastidiosetti. Io Lies of P, giusto per contesto, ci ho giocato, ho circa una ventina di ore, sono arrivato più o meno a metà gioco, esattamente al King of Puppets, uno di questi boss che è stato recentemente nerfato, e lo ritengo certamente uno dei migliori, se non il migliore, Souls-like non di From, cioè gioco simile ai Souls però non fatto da From Software. Il gioco a mio avviso ha moltissimi pregi, è molto pulito e anche se copia proprio a piene mani da tantissimi giochi di From, ha le sue idee simpatiche e interessanti. Non è un gioco perfetto a mio avviso, ha un po' di problemi, soprattutto animazioni molto truffaldine che tendono a fregarvi. Il fatto che non ha la poise, quindi non avete equilibrio. Di solito in questi giochi con armi pesanti avete colpi in hyper armor, qua non esiste la poise, quindi è un po' fastidioso essere sempre interrotti da un minimo danno degli avversari. Inoltre è un gioco un po' rigido nelle animazioni, non è certamente fluido quanto un Sekiro o anche un Elden Ring o anche un Bloodborne. Detto questo, cosa è successo con questa patch? Beh, fondamentalmente, come detto, hanno abbassato la vita di alcuni boss importanti, ma hanno abbassato anche la vita di alcuni monster field, quindi anche nemici che non siano dei boss, hanno aumentato la vita e anche il danno degli spiriti, che sarebbe la facilitazione che si può scegliere di avere, soprattutto nelle main boss fight, quindi evocare appunto uno spirito come in Dark Souls, che tra parentesi a me sembrava comunque abbastanza forte e adesso è ancora più forte. Hanno aumentato la finestra dello stagger, quindi quando voi stordite il vostro nemico tramite o parry o colpi pesanti, avete adesso ancora più tempo per fare il colpo critico. Hanno anche aumentato il drop rate delle moonstone, hanno aumentato il drop rate degli ergo item, fondamentalmente degli oggetti con cui poi potete appunto creare ergo e quindi di fatto expare oppure comprare oggetti. E poi in realtà hanno messo delle quality of life, che questo non c'entra con la facilità di gioco, ma semplicemente più flessibile, come per esempio il fatto di poter respeccare sia lo skill tree con gli IP organ oppure le braccia legione tramite i zecchini d'oro e l'albero degli zecchini d'oro. Ma il punto focale ovviamente sono i nerf ai boss, i nerf alla vita dei mostri e i buff agli spiriti. Dato che la difficoltà maggiore di questo gioco chiaramente sono le boss fight, non è certo l'esplorazione dei livelli. Ecco, questo appunto riaccende la famosissima discussione sulla difficoltà, quindi è giusto che alcune tipologie di giochi che magari sono pensati per essere più difficili o comunque più impegnativi debbono avere un selettore di difficoltà, oppure in questo caso un mega nerf, oppure no? Onestamente è difficile avere una risposta certa, anzi sicuramente non c'è una risposta certa. Dipende un po' dalla sensibilità delle persone. Qualcuno dice che gli sviluppatori ovviamente devono essere assolutamente in comando su questo, quindi se pensano che il gioco debba avere una certa filosofia, deve essere così e nulla si può cambiare. Se non vi piace, smettete di giocare a quel gioco. Questo è più o meno quello che pensa Miyazaki e From Software, quindi non vedrete praticamente mai dei selettori di difficoltà nei loro giochi. Però c'è ovviamente chi pensa che, dato che quei giochi comunque sono belli, interessanti, hanno un bel gameplay, hanno una bella lore, tutti ne dovrebbero poter godere, quindi non sarebbe un danno
per gli altri se avessero comunque un selettore di difficoltà. Onestamente per me è assolutamente indifferente, per me potrebbero pure averlo il selettore di difficoltà, cioè io gioco poi alla fine i giochi spesso e volentieri nelle modalità un pochino più difficili, perché di solito mediamente i giochi non sono tanto difficili, e una delle cose che a me piace dei videogiochi è anche la sfida. Non voglio essere frustrato, chiaramente, ma voglio essere comunque sfidato, cioè giocare dei giochi troppo facili che vanno avanti da soli non mi soddisfa per niente, ma è gusto personale, ovviamente. In questo caso specifico non saprei dirvi perché non sto giocando più a Lies of P, almeno in questo periodo, da quando è uscito Cyberpunk 2.0 e la espansione sto giocando più o meno solo a quello, quindi mi sono fermato con Lies of P appunto circa a metà gioco, quindi non saprei dirvi quanto sono effettivamente di impatto queste modifiche, ma insomma leggendole mi sembrano abbastanza pesanti, soprattutto quello degli spiriti, perché io li avevo usati, gli spiriti erano abbastanza forti, adesso che hanno ancora più vita, ancora più danno e tra l'altro possono essere anche buffati tramite l'acquisto di dei consumabili con gli zecchini d'oro, potrebbero letteralmente far diventare triviali alcune boss fight. Però fatemi sapere voi se in questi giorni avete provato questa patch e cosa ne pensate. E in generale fatemi sapere cosa ne pensate di questa idea, cioè alcuni giochi dovrebbero essere effettivamente difficili e un po' elitari, cioè ci devono giocare solo le persone che hanno le mani e che quindi gli altri insomma o si adeguano o migliorano oppure insomma sono tagliati fuori, oppure vi va bene comunque che ci sia un selettore di difficoltà per tutto, e in particolare ovviamente anche per questo Lies of P vi sembrano giusti questi nerf al gioco. Proviamo a discuterne sotto nei commenti e vediamo cosa ne esce fuori. Noi comunque ragazzi ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul canale, sempre sul gaming a 360 gradi. Se volete vedere altri video su Lies of P comunque andate a vedere che nella playlist c'è un pochino di roba, anche qualche consiglio iniziale se volete. Detto questo noi ci becchiamo alla prossima, statevi bene come sempre e rimanete sintonizzati. Ciao ciao!